Cari fungaioli appassionati di natura e di esplorazioni, oggi vi ho stupito completamente. Mi sono stupito anche da solo. Sono a Galliano, sopra il lago di Lancino. E mentre vi mostro la splendida cattedrale, come sempre inizio con la cattedrale, il video, andremo molto su, sopra il lago, molto in alto, fino al passo dell'Osteria Bruciata, un luogo denso di leggende e di emozioni che condivideremo insieme. Se avete il tempo, quella mezz'oretta di vedere questo video. E mentre attraverso l'abitato vedete la montagna laggiù, in lontananza, andremo là. E mi raccomando, quando venite qua, ricordate che gli abitanti del Mugello non sono mugellesi, ma mugellani, perché mugellesi sono le galline e si potrebbero offendere, occhio, eh. Molti diranno, ma allora è venuto qua perché c'ha delle fungaie segrete che non ci ha mai fatto vedere, perché mai ero venuto qua, mai avevo mostrato queste zone. In realtà io, vi ho detto, ho cercato di imparare a leggere il bosco e ora devo dimostrare che sapendo leggere il bosco, sapendo che i dati pluviometrici erano perfetti proprio in questa zona del passo dello Stile Bruciata, lassù, nei castagneti e nei faggeti, ci sono i porcini. Matematico. A meno che non esistano miceli, ma credo che da qualche parte, in così tanto spazio, qualche porcinazzo lo troveremo. Anche se oggi, sapete, è un momento difficile, perché alcuni sono scesi un po' più giù, altri sono saliti, quelli giù hanno trovato secco, quelli in alto hanno trovato freddo, e nessuno sta trovando tanti porcini. Anzi, probabilmente tanti fanno cappotto, cappotti utili esplorativi dove impari. E io ho scelto invece di rischiare un'esplorazione nuova per un posto dove sono le condizioni ideali in questo momento per i porcini. E lo vedremo molto presto, se ho ragione. 400 metri di altitudine, tipico paesaggio mugellano, e tra poco la strada non sarà più asfaltata, perché non ho fatto il passo asfaltato, ovviamente, che tutti possono fare, ma con la bici ho il potere di salire nelle strade più complesse, come il passo dell'Osteria Bruciata, dove una volta era il passo vero, reale, dove tutti passavano, e poi è stato un po' abbandonato per motivi politici. Ci sono quindi il passo del Giogo, e l'altro passo, quello lì della Futa, no? In mezzo. Quindi sono tra questi due grandi passi famosi dove tanti fungaioli vanno, e certamente anche qua vanno, però voglio vedere se qua ho un piccolo vantaggio su di loro. E non posso farvi notare la bellezza di questo loggiato anteriore della chiesetta di campagna sopra Marcoiano. Siamo già a 500 metri di altitudine e io ho un grande vantaggio, lo sapete? È mercoledì, il vantaggio del mercoledì è enorme rispetto alla domenica. Sebbene qui per forza di cose sia secco, guardate cosa c'è come aperitivo di benvenuto. Una boletacea, una interessantissima boletacea che potrei considerare molto importante per farmi capire che qua sopra ci attendono sorprese straordinarie. E se ieri ho spostato il tritalegna, vedrete in un video prossimo quello è successo e la storia che ho raccontato, dico che la gamba è buona, tutto sommato quello è un grande allenamento, e anche se le mani con i cali spappolati, per quanto riguarda le gambe stiamo benissimo. Che c'è lì? Questo potrebbe non essere una boletacea qualunque, vediamo un po', lo posso prendere perché tanto è marcio, quindi posso alzare. Sì, è un, no, non è, certamente non è un porcino, vedete i colori, Comunque è una boletacea, anche questa molto interessante, che fa vedere che già a 500 metri di altitudine la situazione è buona, ma a 800 sarà perfetta, e a 1000 forse sarà presto. Quindi ho fatto bene a non andare in luoghi dove c'erano montagne alte che mi davano tentazione di salire per poi niente. Qui siamo sotto quercia, Un giudizio importante, vedete? Questo è come quello di prima. Significa che ci sono a varie grandezze e varie età, e quindi significa che c'è una buttata continua, Ovviamente questo non vale per i porcini, sta valendo per quei funghi lì, quelle boletacee, ma il porcino non è così diverso. E qui siamo a una quota non così distante da quella che attendo per i primi castagni. Inizierò a guardare presto il bosco, a 550-600 metri castagni, e guardo che c'è. E già mentre salgo vedo già delle cime molto belle, e in realtà qui mi sbagliavo. Siamo a Marcoiano, più o meno. Questa dovrebbe essere la zona di Marcoiano, che non conosco, non ci sono mai stato. Mi oriento alla cattedrale e salirò ancora. Qui è veramente salita tutta tornanti, molto dura. E leggete, passo Osteria Bruciata, 2:15, ma io non passerò di qua perché farò il crinale e poi arriverò qua dopo. Ma quando è che spiana? Da questa località, che credo si chiami La Castellana, si riparte un sentiero e prima ci si abbevera, ovviamente, e poi riparte un sentiero verso sempre Osteria Bruciata, 2 ore, ovviamente la parte un po' da sopra, da nord avanti. E se per un fungo ciclista non è un problema,
anche se qui devo scendere un attimino. Certo, con un mezzo 4x4 ho qualche dubbio che si riesca a salire di qua, perché comunque strada sassosa è complicata, eh? Poi è piena di buche, vedete, non è che sia una strada perfettamente fattibile. Forse in voi andrei a piedi. Qua la strada un po' migliora, però ho visto, non è che ci sono tanti altri modi per arrivare a Passo della Siria Bruciata, comunque zone limitrofe, e la cosa interessante che ho notato alla mappa, poi vedremo, è che si sale, poi si riscende un pochettino, sono dei torrenti, zona fresca quindi, e quella potrebbe essere l'altitudine giusta, 700-800 metri, e poi si risale di nuovo verso il passo, 1000 metri, quindi secondo me ci sono tutte le condizioni, come avevo previsto, vedremo poi, insomma, all'atto pratico. Non lo so, qui uno che sa guidarlo può anche riuscire a salire con un gippino, però io fossi in voi non mi prenderei il rischio, perché poi in discesa che fate? Complicato, andate a piedi. Anche perché andando a piedi vedete di più, perché qui siamo a 617 metri di altitudine, ci sono già dei bei castagni, vedete i castagneti? Un po' pieni di rovi, quindi a queste quote sono più complicati i castagneti. Però qua, se c'erano sotto dei boletacei, qui ragazzi, uno che va a piedi si può un po' soffermare, entrare in questi macchioni e dare un'occhiatina, perché sinceramente non è per niente male, quasi quasi anch'io ci do un'occhiatina. E ancora vedete tracce di funghi con i tubuli, funghi con i tubuli, questa sarà una spugna, qualcosa del genere. Comunque funghi con i tubuli, quindi sotto sono, beh, non te le faccio vedere, non voglio sciuparlo, non ha senso, però segno che comunque non è così secco, anche se sembra secco a questa altitudine. Salendo, basta salire 100 metri e si vanno in buono. Usciamo per un po' dal bosco, concedendoci questo splendido belvedere. Ora non è proprio terzo il cielo, però si vede laggiù chiaramente il lago di Bilancino e possiamo zoomare. Dall'alto lo vedremo ancora meglio. E poi quelle montagne là dietro, che non mi ricordo quali sono, ditemelo voi. Sarà sempre Appennino. Sì, probabilmente la zona dell'Aretino, e qua in teoria ci potrebbe essere, non so, se è Prato Magno, diciamo Vischierate, ora vediamo, forse non è proprio il Prato Magno, forse è di nuovo l'Appennino, anche questo, che noi siamo dentro, comunque bella visione, e ora però dobbiamo ripartire, perché siamo venuti qui per fare la visione. Come sempre voi dovete far fede ai cartelli, se c'è scritto questo, vuol dire che non potete, vedete, vedete raccogliere funghi, castagni, frutti. Questo è un piccolo terreno privato, un bel castagneto, anche se alcune piante sono un po' molto anziane e da risistemare, alcune probabilmente non ce la faranno tanti anni andare avanti, e quindi questa enorme ussula deve stare qua perché non è di mia competenza, io ovviamente non l'avrei colta comunque, e se c'era un porcino uguale non avrei potuto coglierlo, per fortuna è una russula. Facciamo ancora una volta chiarezza, il permesso funghi alla Toscana non si riferisce soltanto ai boschi demaniali, tuttavia se un privato ritiene di voler mettere un cartello e vietare di cogliere i funghi oppure i prodotti del sottobosco alle persone che entrano nel loro terreno, che magari si trova lungo un sentiero e quindi hanno diritto di passo, però non possono cogliere se così dice il proprietario, previa cartello, non è che puoi dirlo così a voce, ci vuole il cartello, quello era un cartello e quindi si rispetta, dove non c'è il cartello ovviamente prevale il permesso fungaiolo toscano. Semplicissimo, no? Qui entriamo in un castagnetto un pochettino più fitto e complesso e subito spunta il verdone. Un po' sbiadito sto verdone, però altro segnale importante. E qua ce n'è un altro, sempre sbiadito. Comunque la situazione è interessantissima, e non sono ancora arrivato al punto dove iniziavo a immaginare qualcosa. Prima di immaginare già c'è qualcosa. Prosegue il sentiero 12, qui è decisamente più fresco. Sembra ancora un po' secco il bosco, ma non è proprio così, sotto è fresco. Si vede che se sopra sembra secco, per insomma il calore, qua vedete si nota che c'è un po' di umido. È piovuto tanto, è piovuto moltissimo qua, ed è il motivo per cui sono venuto. Certamente più su, dove non era mai seccato il bosco, qui magari era un po' seccato, vedremo qualcosa di spettacolare, come fioritura. Qui ancora siamo bassini, 208 metri di altitudine, fra me e me penso ho fatto proprio bene a venire qua. È un bel posto. Non credevo, credevo di rimanere, sai, quando vai in un posto nuovo, di rimanere bloccato in un ginepraio. Non lo dico, non lo dico, lo dico. Qualcuno si risentirà, ma questo posto mi ricorda moltissimo la zona della Svizzera Pesciatina, Monte Battifolle. Mi somiglia in maniera incredibile. Se io fossi andato là, avrei trovato uno scenario molto simile a questo.
e ha un microclima molto simile. Vedete che idea di freschezza che c'è. E siamo a luglio, Mancano 100 metri la quota che ritenevo interessante, però qui c'è un altro segnale importantissimo. Una verrucosa manita. Che vorrebbe far pensare che il porcino sia anche da 750 metri in su. Quindi si mette bene e gli occhi vanno tenuti apertissimi, perché il porcino incombe e altrimenti rischi di non vederlo proprio passandoci davanti. Per provare a capirci qualcosina di più, cercherò di sentire l'energia del castagno. Ho capito, è tutto chiarissimo. Tra voi morirete la voglia di sapere cosa mi ha detto il castagno, ma io non posso dirvelo perché non è un'edizione molto personale. Però, quanto riguarda i funghi, la parte meno interessante, mi ha detto che ci sono una serie di luoghi freschi, freschissimi, che devo vedere in basso, e di luoghi a crinale, luminosi, illuminati, da vedere in alto, perché qui è piovuto davvero tanto, a sua testimonianza. Non serve a stazione meteo, serviva lui che mi dicesse presente, era presente, quanto è veramente piovuto, molto, 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 a quanto pare. E quindi, qua sentite il torrente che scorre? Io non sapevo che c'era il torrente, sono andato qua perché mi ha guidato il castagno. Io mi lascio sempre guidare dalle intuizioni, Non è che io ascolto e poi mi lascio guidare, semplicissimo. In questa costa fresca vorrebbe esserci effettivamente già il porcino, anche se qui sembrano esserci meno funghi che nell'altro punto, però magari sono quelli giusti. Qua? E poi se guardi in basso li trovi lo stesso, Anche se non sembra ci siano, ti accucci. E ci sono, che si vedono male e che sono nascosti, mimetizzati. Ma guardate questo canalone dove c'è il torrente, andiamo a vedere, lo faccio vedere all'alto. Ovviamente non è necessario andare qua, anzi non è producente andare qua, forse là sì, ma là ci sono più pinaioli, vedete, sono abetaie. Guardate che zona favolosa che ho trovato seguendo quell'intuizione lì, cioè mi sono fermato, ho abbracciato il castagno, mi ha guidato qua. Io mi sono lasciato guidare e mi ha fatto vedere questo angolo di paradiso fresco in una quota non elevata. Qui avrei tirato dritto, diciamo la verità, normalmente. Invece mi ha guidato verso questo luogo incantato, dove probabilmente non molti fungaioli vanno. E guardate là l'acqua che scorre tra la vegetazione. Questo è il rio. Oltre a questi che potrebbero essere sempre dei verdoni sbiaditi dal caldo, c'è questo che... mi sembra tanto questi, mi sembra tanto dei Felleus, dei Boletus Felleus. Non te li tocco, comunque potrebbero essere veramente dei Boletus Felleus. Altro segnalone, segnalone Boletacea. Quindi ho visto tanti tipi di Boletacee. Ovviamente questo significa che forse qui i miceli del porcino non sono così diffusi, perché altrimenti sarebbero quelli, ma anche significa che c'è nascita, crescita. E anche all'inizio, vedete, le piccole russole sbocciano, poco prima che qui, evidentemente, inevitabilmente, guardate quante russole, cioè quanti perdoni che sono delle russole ci sono, e qui inevitabilmente sta seccando, il bosco sta seccando, quindi siamo di fronte a un periodo ristretto per fruttificare di questi funghi, e poi troveranno solo caldo, senza più pioggia, per un bel po'. È bello questo legno con verdoni sotto. Se uno voleva i verdoni, qui aveva l'imbarazzo della scelta verdonica a livelli altissimi. Ecco un altro, prati di verdoni che sono, sapete, insomma, funghi in genere sono cavi dei porcini. Normalmente sì, io spesso quando trovo verdoni, poi specialmente in quantità, poi trovo i porcini. E qua siamo sul crinale, guardate questa parte molto interessante, il crinale, e guardate, c'è un primo faggio. Faggio di crinale, posizione probabilmente più difficile dal punto di vista climatico, perché proprio sul crinale, anche se l'altitudine è sempre 750-700, e qua potrebbe esserci anche qualche pulcinozzo di faggio, però se immagino sarà dietro, quindi devo scavallare il crinale, andare di qua. Quindi vado giù e giro e vedo, e anche qui devo leggere il bosco, è tutto leggere. Se il bosco è buono, intanto l'ho capito, il bosco è buono, ma devo leggerlo, devo capirlo. Sul crinale c'era un raro faggio, sono più che altro castagni. I faggi ovviamente a questa altitudine non sono favoriti dal clima, mentre i castagni dominano, specialmente quelli selvatici, che qui sono in gran parte selvatici, ho visto ricci molto piccoli, quindi sono castagni selvatici. E qua guardate che sprofondato che c'è, occhio se venite qua non siete molto agili, perché insomma
per me non è un problema, però per alcuni potrebbe essere insidioso, ecco, come zona. E mi raccomando, sole perfetta alle scarpe. Io ho rincollato le mie scarpe, perché hanno circa un annetto e mezzo forse, e iniziano a sentire, insomma, l'ho tutti i giorni in piedi. Voglio dire, io non le finisco mai le scarpe, le rincollo, poi quando sono quasi da buttare le lascio da una parte e le utilizzerò, perché in futuro magari non esisteranno più aziende che produrranno questo tipo di scarpe così buone, in futuro distopico. Io allora le conservo. Questo tipo di scarpe, ho visto, non si sciupa, non invecchiano negli anni, ma al massimo si indurisce un po' la suola, e quindi effettivamente posso mantenerle come riserva in futuro per tempi brutti. Ce n'ho 6 o 7 paia, no? Io faccio contadino, quindi ho sempre questo tipo di scarpe, e non sono le migliori, sono quelle che posso permettermi, abbiate pazienza. Io un centinaio d'euro ce li spendo, ma non di più. Però mentre io stavo parlando, ho visto un eburneo porcino. Un eburneo porcino. A me sembra un porcino. È screpolato. Vabbè, è normale se è screpolato. Guardate dove si trova, sul ciglio del burrone. E sembra un porcino. Però io ora, per capire se è un porcino, dovrei buttarmi di sotto. Cosa che non farò. Quindi insinuerò la telecamera. E poi, visto che sembra un eburneo porcino, sbiadito dal... Come erano sbiaditi i verdoni. Quindi lo vado a cogliere. E... quindi, ragazzi, non sono ancora arrivato alla quota e ho già un porcino in sacco. Questo è un porcino, sì, è un porcino a misura, bellino. È uno di quei porcini, ecco, così l'ho trovato spesso nella zona sopra Melo, Doganaccia, perché quando veniva proprio il caldo forte, no, lassù, a fine luglio, si riducevano in queste condizioni. Annusiamo per capire un attimino la situazione, perché a volte è il... l'odorato che ti fa capire la situazione del fungo in cui si trova. Guardate sotto, ecco, l'odorato ti fa capire tutto. E sa leggermente di secco. Questo non è una cosa negativa. Sa leggermente di secco, non è negativo perché? Perché un fungo che sa di secco, è chiaro, è sano, non c'ha bachi. Ecco, visto che molti dicevano, ah, chissà quanti bachi ci trovi, è venuto il caldo, tutti iniziano a dire i bachi, e è sempre la solita scusa per stare a casa e dire, ah, io rimango sul divano, non vado per trovare un porcino bacato. No, te devi camminare, andare nel bosco, ti fa bene la salute, non è per il porcino, è per te stesso, lo devi fare, altrimenti stai sul divano, guardati avventure fungaiole, però non assopererai mai questo odore di porcino che sta leggermente di secco, però è un sapore gradevolissimo. È una soddisfazione, è una vittoria, una piccola vittoria per me, che la prima volta venivo qua e mi posso segnare la mia prima fungaia. Dice, no, non è una fungaia, lo so, non me ne frega niente, io la segno lo stesso, ok, ecco. Allora, la cosa più utile che possiamo fare ora, oltre a continuare a guardare e cercare, è analizzare come ho fatto arrivare qui, perché io mi sto chiedendo, stamattina stavo su Montalbano, felice, no? Poi ho detto, dove vado? Non lo so. Mi sono fatto una mappa, l'aria infusa di corsa, per andare in questa zona qua, perché mi piaceva la leggenda, la leggenda del passo della osteria bruciata, che è qua sopra. Ok, va bene. Poi sono arrivato in questo luogo, questo castagneto, che mi ispirava molto. Dovevo tirare dritto, invece mi sono fermato, ho abbracciato un castagno, mi ha trasmesso delle informazioni, che ci crediate o no, non mi frega niente, e poi sono andato sotto al torrente, era fresco ma non c'erano i porcini, sono andato sopra al crinale, dove sono ancora, vedete? Però ho fatto una cosa, sono passato dietro, dietro al crinale, la parte di qua, quella ripida, perché? Istintivamente, perché io sempre, anche nel primeggiano, faccio così, non lo so perché, perché quando ho fatto così, poi è avvenuta la magia, quindi con la sua funzione d'onda arriva il porcino, da una nuvola di probabilità è avvenuto l'incontro, perché l'incontro fra me e quel porcino, voi pensate, non era scontato nella storia, cioè non è già scritto nel futuro che io avrei incontrato quel porcino. C'è stato un movimento mio verso il porcino, che egli ovviamente non si poteva muovere, e seguendo una serie di indizi sono arrivato proprio a quello. Ovviamente mi direte, ah, saresti arrivato comunque a un altro porcino. Sì, ok, però intanto io ho trovato questa costa buona. Ho trovato questa zona, vi sono anche dei faggi, vedete? Anche se quello lì probabilmente era di castagno, perché qua c'è il castagno, vedete? Seconda fila castagno, prima fila faggio e rari faggi. Però anche qui è buono, Io sto guardando tutto, mi sto muovendo molto lentamente. Mentre vi sto dicendo effettivamente che si tratta di congiunzioni astrali, non lo so, io non ci credo tanto. Io credo nell'istinto, per me l'istinto è fondamentale. Le sensazioni, l'idea di venire qua, non è il mio primo porcino mugellano, perché sono stato da piccolo alla Mangona.
Io non so se avete letto il libro L'Eremita nella Pineta, secondo, nel capitolo Miei primi 40 anni, secondo romanzo sull'Eremita Fulgenzio, dove però in quel capitolo parlo dei miei primi 40 anni, perché c'è un filato anche qualcosa di me, come Fulgenzio. E sapete che Fulgenzio si infuria quando parlo di me stesso, quindi l'ho fatto apposta. È egoista, egocentrico, e quindi per frenare il suo egoismo e il suo egocentrismo ho fatto un bel capitolo dove parlo di me, e quindi poi gli ho mostrato quel libro dove c'è un capitolo dove parlo di me. E questo certamente lo manda su tutte le furie, lo fa un pochettino invelenire, il che rende la conversazione fra noi poi più interessante, come sempre. Quindi, salendo, vi dico che a quei tempi andavo alla Mangona con i miei genitori, con gli zii, i parenti, si faceva una spedizione con le 126 bis, quelle auto incredibili che non si sa mai se riuscivano ad arrivare a destinazione, e vabbè, ve la leggete lì. Ci sono cose molto personali nei libri, nei romanzi dove parlo dell'Eremita nella Faggeta. Sono anche racconti della mia vita, di quella dei miei cari personali, quindi per quello non li posso rendere gratuiti. Ci sono troppe cose personali, via. Rendo gratuito 2080 perché è un romanzo distopico, e l'equalismo perché è un'idea di futuro, no? Quindi quello posso, ma per quanto riguarda le mie storie personali, chi vuole si legge, ma non voglio una massima diffusione, no, ovviamente. Però ci sono tante storie interessanti con quella lì, perché partimmo proprio per darci un po' di fiducia. Arrivammo praticamente a 2 chilometri, i primi 2 chilometri di viaggio, e trovammo una 126 in fiamme, per proprio darci il monito che saremmo arrivati sani e salvi. Ora, io non so quante volte vi capita di avere una 126 in fiamme, ma se ti succede la prima volta che vai in un posto lontano con un'auto che non è attrezzata per viaggiare lontano, e hai una spedizione, insomma, con tante persone, eravamo in 2 auto, quindi tutte cariche 2 auto, quindi eravamo 4 posti, 8 persone, via, insomma, spedizione di 8 persone verso la Mangona del Grande Mugello, e parti così, con questa 126 che ricordo ancora celestino chiaro, in fiamme. Subito, immagine iniziale, però poi noi arrivavamo vivi lo stesso, nonostante tutto, anche se l'acqua del motore iniziava a bollire. E qui il bosco misto prosegue, spariscono i faggi, arrivano le querce, il che non è buono, non è molto buono, però io continuo un po' sul crinale, poi ritornerò sul sentiero per non perderlo. Ci sono questi sassi, diciamo la verità, il punto buono era lì e c'era solo un porcino. Il che tra 1 e 0 c'è la più grande differenza del mondo, voi lo sapete. Fra 0 porcini e un porcino c'è la più grande differenza che tra 1 e 100 porcini. Perché? Perché significa che sono le condizioni. Se ti hai segnato il punto, un giorno ci torni e li trovi. Siamo a luglio, capite? È un porcino di luglio come un porcino di giugno. È un porcino di ottobre, quasi certo. Quindi queste sono zone buone, dove quando tornerò saprò che c'è quel crinale buono, e anche quel torrente là che ho fatto vedere prima potrebbe essere buono in quell'epoca lì, dove serve umidità. Guardate qua che verdone gigantesco. Comunque hanno sentito il caldo, guardate, hanno sentito il caldo, non importa dica niente, si vede, eh? Questo non è sbiadito perché era un po' una zona un po' più favorevole. Questo qua potrebbe anche essere un porcino, ma io non lo saprò mai. Forse non so posso fare a annusarlo. Ecco, potrebbe essere un porcino perché dura di sé come il precedente. Allora io nel dubbio lo lascio lì e ho scritto forse porcino come stellina, perché ho messo un'altra stellina. Era quasi certo dall'odore che sia un porcino, lasciamo stare e lasciamolo vivere. Crescerà, certo io non ci torno qua, perché sono venuto a fare un'esplorazione. Ci tornerò qua probabilmente a ottobre, quando magari sarà piovuto solo qui. Questa è una zona piovosa comunque, spesso in queste zone piove un po' di più che nella media, e quindi è molto importante, no? Visto il Mirolima che c'è dalla vicinanza del lago di Bilancino, qui si è creata una condizione estremamente favorevole, e diciamo in autunno le querce possono dare soddisfazioni più che ora. Ora forse un po' meno, c'era anche dei castagni lì, quello era di castagno, si arriva. E però mi è caduto l'occhio su un altro che potrebbe essere anche lui un porcino. Avviciniamoci lentamente. Cos'è? All'inizio sembrava una foglia, poi sembrava qualcos'altro. Questo, che sia di castagno o di querce, non lo so, perché qui c'è una castagna e qua c'è una querce. So solo che questo è un porcino di nascita, non è eburneo, è molto bello, molto profumato. E quindi chi diceva che questo fungo qua, questi funghi qua, ecco, è perfetto questo, veramente il top assoluto. Guardate il spettacolo, è veramente spettacolare. Non so cosa dire.
stanno arrivando soddisfazioni inattese. Tutti mi hanno detto, vai a 2000 metri. A 2000 metri io avevo dei dubbi, 1600 metri avevo dei dubbi, 1500 metri avevo dei dubbi. Sono a 750 metri, 750. Chi è stato a 750 metri? Nessuno. E quindi, ve li pappo, io. Io ho fatto un azzardo, ma secondo voi ho azzardato più io che sono andato a... Secondo voi ho azzardato più io che sono andato a 750 metri dopo tante piogge, comunque, sono state tante piogge. O chi è andato a 1600 metri dopo tanto freddo e poi caldo da ultimo, che non ha fatto a tempo a portare i funghi. C'è tutta l'estate per andare a 1600 metri. Aspettate, non abbiate fretta. Anticipare può essere un colpo di genio, può essere straordinario, ma quando ci sono altre opzioni, cogliete le altre opzioni più probabili, no? E dite, io non conosco i posti, perché io qui che li conoscevo, la prima volta che ci vengo, guardate, so leggere il bosco? Forse sì, perché già ho letto 2 porcini e mezzo. Sono soddisfatto, sai che faccio? Visto che non sono ancora arrivato al passo e la puntata è già lunghetta, vi saluto e ci rivediamo fra 48 ore per vedere come va a finire da qui al passo e poi oltre tutto il crinale della montagna, anche a 1000 metri, per vedere se sono anche lassù degli ottimi porcini. Lo vedrete da 48 ore. Arrivederci. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola L'Eremita, è gratis, e attiva la campanellina per non perdere nessun video.